Poche ore ma davvero uniche. Un gruppo di 150 senza tetto ha potuto rimirare giovedì pomeriggio gli spazi straordinari dei Musei Vaticani e della Cappella Sistina. Per iniziativa dell'Elemosineria Apostolica guidata dall'arcivescovo Konrad Krajewski, questi senza fissa dimora, abituati a essere pressoché invisibili agli occhi dei più e a conoscere solo da lontano le bellezze del piccolo Stato, hanno potuto essere protagonisti di una visita guidata fuori dal comune. Hanno fatto il loro ingresso in Vaticano, nei pressi del Varco del Petriano, dove sono stati divisi in tre gruppi, ciascuno affidato a una guida. Prima di arrivare ai musei, i gruppi hanno goduto di un privilegiato percorso, passando davanti alla Casa Santa Marta, proseguendo dietro l'abside della Basilica di San Pietro, attraverso il Piazzale della Zecca, fino allo stradone dei Giardini e al Cancello di Gregorio. La prima sezione dei Musei Vaticani a essere visitata è stata quella recentemente riallestita del Padiglione delle Carrozze, quindi i visitatori attraverso la Scala Simonetti sono giunti alle gallerie superiori, quella dei Candelabri, passando per il Cortile della Pigna, quella delle Carte Geografiche, fino ad arrivare alla Cappella Sistina. Il capolavoro senza eguali di Michelangelo è stato inoltre uno spettacolo totalmente riservato agli ospiti dell'Elemosineria. Per l'occasione, infatti, la chiusura al pubblico è stata anticipata alle ore 16. Dopo la spiegazione delle guide e una preghiera comune, l'intero gruppo è stato accompagnato in un luogo di ristoro dove è stata offerta loro la cena. Una giornata speciale resa ancor più unica dalla presenza anche di Papa Francesco, che accompagnerà a lungo i 150 senza tetto, un segno che la prossimità passa anche attraverso gesti insoliti, fatti di una bellezza universale che nutre l'anima.